Un piacere rivedere Cristian Panucci, siamo già visti in realtà, vabbè, però non ci siamo mai, diciamo, conosciuti personalmente. Lui allenava il Livorno qualche stagione fa, il Pescara di Oddo, che poi vinse il campionato. Storia passata, purtroppo il Pescara è retrocesso in C. Bisogna pensare, insomma, a questa grande piazza, a farla tornare dove compete. Credo che comunque il presidente è una persona di grande attaccamento al Pescara, quindi saprà sicuramente ricostruire questo Pescara, anche se devo dire che Grassadogna a me è piaciuto molto, è sempre piaciuto, perché dà comunque un'idea, anche vedendola da televisione, del gioco che vuole fare lui. Secondo me è un allenatore molto bravo che merita rispetto. In Serie A è tornato alla successo l'Inter dopo 11 anni, bene il Milan quest'anno, bene anche nel finale il Napoli, se vogliamo, l'Atalanta ormai è una realtà consolidata, la Juve può succedere dopo aver vinto tanto, una stagione, diciamo così, non all'altezza della situazione, la mettiamo in questo modo? Io credo che sia la squadra più forte, la Juventus, sicuramente ha dei demeriti, perché se no saremmo scorretti a dire il contrario. Poi ci saranno stati dei problemi sicuramente che sanno loro, però il fatto che sia quinta non è sicuramente il valore della squadra. E bene il Napoli che sta tornando forte, bene l'Atalanta, bene il Milan, ma mancano le ultime due giornate, che sono quelle più lunghe di tutte, le più difficili di tutte, le più ansiose di tutte, e quindi è un bel campionato finalmente che si fino alla fine c'è ancora qualcosa da segnare. Una gran bella realtà oltre all'Atalanta, lo stiamo dicendo ormai da tanto tempo, forse la squadra più europea che c'è in Italia, il Sassuolo. De Zerbi sta facendo grandi cose. Sì, sì, da qualche anno che fa bene, gioca bene, ha una sua identità e quindi un costante crescita, e vanno fatti i complimenti a De Zerbi per il lavoro che sta facendo. La nazionale, Cristian Panucci, come vede questo nuovo corso che è cominciato molto bene? Insomma, Mancini io credo che abbia rivitalizzato proprio il settore, l'ambiente, intorno anche alla nazionale. Sì, ha portato grande positività, grandi risultati, è una squadra bella, giovane e di grande talento. Stanno, credo, costruendo per il futuro delle ottime basi, e credo che comunque sia già competitiva da questo europeo. Da italiano me lo auguro sicuramente, ma credo che il lavoro del Mancio sia ancora lungo. Perché si dice, secondo Cristian Panucci, lo si dice ormai da tempo, che l'Italia è indietro rispetto all'Europa, sul piano anche della formazione dei giovani, della mentalità? Probabilmente bisogna cominciare a tornare a far crescere i ragazzi e non crescere il business, perché si punta molto di più al business che a vedere. Io credo che in Italia sia uno dei paesi dove ci sia a lavorare più gente che non ha giocato di quelli che hanno giocato. Questo è un dato molto molto grave. Ti faccio l'ultimissima, visto che sei stato anche un giocatore importante a Roma, con Mourinho. Mourinho è una base fondamentale, forte, di grande personalità, di grande carisma, però poi in campo vanno i giocatori, e sicuramente José saprà allestire una squadra forte, perché lui è forte, e io che ho giocato 9 anni a Roma, insomma, sta facendo sognare tutti i tifosi della Roma, perché è un po' che soffrono. Panucci alla finestra in questo momento. Sì, sono alla finestra. Sei anche stancato? No, è tornata un po' di voglia. Devo dirti, per un anno e mezzo sono stato tranquillo e ho rifiutato anche delle cose. Adesso un po' di voglia mi è tornata, ma se c'è la cosa giusta. Se no giochiamo a paddle.